Siamo con Natale Borra, responsabile della distribuzione in Italia per Fidelity International. Rispetto al 2017 è tornata la volatilità. Come sfruttarla in senso positivo e quali scenari vedete dal punto di vista finanziario per il futuro e come vi state strutturando voi? Sicuramente arriviamo dopo anni di mercati toro, arriviamo in una fase di mercato che si caratterizza per una grande volatilità legata soprattutto a tensioni geopolitiche a livello internazionale. Noi però come Fidelity vogliamo un po' concentrarci sugli aspetti fondamentali del mercato e questi aspetti fondamentali ci dicono che l'economia a livello globale cresce in modo sostenibile, cresce senza inflazione, perché se andiamo a vedere le ultime misurazioni di questo dato non abbiamo particolari segnali negativi. E poi c'è un dato molto importante per noi, che è la salute delle aziende. Abbiamo pubblicato recentemente la quinta edizione dell'Analyst Survey, l'edizione del 2018, e i segnali che ci arrivano da questa Analyst Survey sono che le aziende a livello globale sono straordinariamente in salute. È ovvio che il mercato però sta vivendo una fase di maturazione del ciclo economico, quindi ha senso avere un'esposizione direzionale sul mercato? Certamente sì, però questa esposizione si deve caratterizzare sostanzialmente con tre caratteristiche principali. Prima di tutto puntare al massimo della delega, puntare al massimo della flessibilità e all'interno delle singole asset class nelle quali si va a investire puntare al massimo della difensività. Lo strumento che all'interno della gamma prodotto di Fidelity incarna queste tre caratteristiche è il Global Multi Asset Income, che è un fondo ad ampia delega al gestore con un obiettivo, quello di dare all'investitore un obiettivo di rendimento attorno a un 4,5-5% annualizzato all'interno di un ciclo di mercato. Massima delega al gestore, possibilità di investire anche in asset class decorrelate, alternative proprio per affrontare le fasi di maggior volatilità. Il fondo esiste anche nella classe a distribuzione, perché ovviamente il cliente italiano è da sempre appassionato anche al tema della distribuzione. Bene, un altro tema caldo è la liquidità parcheggiata nei conti degli italiani, che è davvero piuttosto corposa, frutto di incertezze, paure, tante cose. Per un risparmiatore così difensivo cosa proponete voi? Oggi il tema della liquidità è un tema caldissimo, fuori sul mercato c'è qualcosa come 1.700 miliardi di euro che sono parcheggiati in soluzioni simili liquidità, si va dai conti correnti fino ai conti di deposito e ai titoli di Stato, che nella testa del cliente italiano sono ancora simili liquidità. In realtà tutta questa massa di denaro secondo noi è comunque esposta a un rischio non banale, perché i soldi che sono mantenuti sul conto corrente comunque sono esposti a un rischio inflazione, perché è vero che l'inflazione è molto bassa, ma i rendimenti di questa parte del portafoglio sono prossimi alla zero se non addirittura negativi in termini reali, quindi hai un rischio. Il tema invece dei titoli di Stato è esposto al rischio a tasso, perché in questi anni il cliente italiano è andato a ricercare rendimenti allungando le duration dei portafogli. La proposta nostra è quella di cercare delle alternative a livello di prodotto che giochino un mix tra sicurezza e rendimento. Abbiamo lanciato una nuova strategia, è un nuovo fondo che si chiama Global Short Duration Income, che si gioca al tema della sicurezza e della ricerca del rendimento insieme a un portafoglio investment grade, quindi alto merito creditizio, short duration, 2 anni di duration residuale del portafoglio e soprattutto un obiettivo di rendimento di 1 punto percentuale, che rappresenta secondo noi il giusto mix tra esigenza di liquidità e sicurezza e il rendimento che tutti i clienti comunque cercano. Grazie dottor Borra. Grazie mille. Grazie.